che? Hai affittato una nuova casa. Ho affittato? Sentite che dice il signor Verdi. Che cosa dice? La casa è mia. Davvero? Ma io, Giuseppe Martini, possiedo una casa. Non staremo più come porci sulla terra di Potter. Carmè, Carmè! Porto i piccoli con me. Avanti, avanti, su. Grazie, signor Verdi, grazie. Su, uno alla volta, eh. Attenzione. Su, tutti di là. Benissimo. Capra. Su. Anche la capra. Porta con la testa. Attenzione. Ci siamo tutti, eh. Tra i principali interpreti dei sani valori della piccola città di provincia è l'italo-americano Frank Capra, che darà un saggio memorabile dei due destini possibili per la medesima cittadina con La vita è meravigliosa del 1946. Perché poi abbia creato un'organizzazione di questo genere io non lo capirò mai. Ma non tollero che voi e chiunque altro si permetta di criticarlo, perché tutta la sua vita fu... Ma come, in 25 anni da che iniziò con lo zio questo lavoro non ha mai pensato a se stesso. Non è così, zio Billy. Non ha neanche potuto mandare Harry all'università con me, però ha aiutato varie persone ad uscire dalle vostre catapecchie, signor Potter. E che male c'è in questo? Ora, non credete che ciò aiuti le persone a diventare dei cittadini e dei clienti migliori? Voi avete, cosa avete detto un minuto fa? Che devono pensare prima a risparmiare i denari e poi decidere di farsi la casa. Aspettare, aspettare che cosa? Che i loro figli crescano e se ne vadano? Ma voi non sapete quanti anni occorrono a un disgraziato che lavora per risparmiare $5,000. Forse dimenticate, signor Potter, che quella marmaglia di cui parlavate vive, lavora, spende e muore in questa nostra cittadina. È forse troppo se facendo tutto questo aspira ad avere un paio di decenti camere con bagno? Benché contrapposte, le due città non sono prive di contaminazioni, tentacoli di vizio, inevitabilmente legati a oscure trame finanziarie, possono insinuarsi nella città bianca, inquinandola e snaturandola nello stesso aspetto degli edifici. La redenzione pare impossibile, a meno che, come nella favola di Frank Capra, non intervengano fattori soprannaturali. Campoli di comunità si possono infatti ritrovare anche nella metropoli, alla scala del vicinato o della singola strada, ma si tratta il più delle volte di ingannevole apparenza. Quick! Mrs. Moran! Mrs. Moran! Mrs. Moran!
Le due città assumono in questo periodo quasi forma di archetipi e connotano in larga misura, sino ad oggi, il cinema così come i serial televisivi americani, che occupano ampiamente i palinsesti delle reti italiane. Fortunatamente ai succedanei della Città Bianca si guarda oggi con una buona dose di ironia, mentre i presunti e discutibili eredi del noir sembrano continuare a prendersi molto sul serio.